Dappertutto relitti di aerei tedeschi come questo bombardiere Heinkel, abbattuto dalla caccia inglese. O questi Macchi 202 della 91esima squadriglia, sorpresi vicino a Catania da un attacco al suolo di bombardieri americani. È l'unico caccia italiano all'altezza di quelli alleati. Veloce e maneggevole, supera i 600 km all'ora e sale fino a 11.000 metri. Nel suo muso sono sistemate due mitragliatrici da mezzo pollice con centinaia di cartucce. Suolo. Si sale rapidamente, l'avventura. Gli aerei cominciano l'attacco. Si tuffano in picchiate vertiginose. Di bordo. Treno merci carico di chissà cosa. Ancora treni merci inchiodati lungo le linee o bloccati nelle stazioni. Anche i civili, oltre. Hitler ha richiamato in Germania migliaia di velivoli per difendere le città e le fabbriche. E ormai nella penisola sono pochi gli aerei in grado di contrastare americani e inglesi. Continuano gli attacchi alle vie di comunicazione. Il pilota di un Thunderbolt poteva rischiare la pelle anche al ritorno di una missione, dopo essere sfuggito al fuoco avversario. Un guasto meccanico all'impianto idraulico e il carrello non esce dalla propria sede sotto le ali. La torre di controllo dà l'allarme. Il pilota è esperto e riesce ad atterrare sulla pancia dell'aereo. Questa volta è andata bene. Meno fortunato il pilota di questo Mustang. In atterraggio l'aereo si è capottato e incendiato. Quello che resta del suo corpo viene recuperato pietosamente dai compagni. Le avanguardie si attestano di fronte all'ultimo baluardo difensivo messo in piedi dal nemico, la famosa linea gotica,